L'altro giorno sono andato in libreria. Ero andato a recuperare qualche informazione e vedere se il secondo libro della ultima trilogia di Mass Effect era uscito, considerando che il Nexus Uprising che avevo comprato prima dell'estate era appunto uscito prima della stagione estiva. E al momento non si sa ancora niente. Vabbè, è un libro nuovo, uscito nel 2017, motorini che passano adesso, ma siamo fuori all'aperto. Va bene così. Mi sono quindi messo a guardare nella mia sezione preferita di questa libreria, ovvero Fantascienza Fantasy. Ho visto un sacco di libri, Hunger Games, La Terra di Mezzo, Il Signore degli Anelli, Le Cronache del Mondo Emerso, eccetera eccetera. Insomma, i grandi classici che si possono trovare in una qualsiasi libreria, Star Wars, eccetera, e compagnia bella. D'accordo. Finché ad un certo punto il mio occhio non cade su Halo. Il libro di Halo. Allora, apro una parentesi. Halo, purtroppo non sono mai stato un grande fan di Halo, ma non perché non mi piace il gioco, ma perché non ho mai avuto un Xbox. Ho giocato giusto al 3, perché me l'aveva prestato mio fratello. Poi non mi è piaciuto perché l'ho trovato troppo a tunnel. Poi non ho capito neanche l'ultima parte dove con la Jeep devi attraversare quella specie di piana fatta di vetri che cascano di sotto. Ci ho capito nulla. Però parte la colpa era anche mia perché non conoscevo il primo e il secondo. D'accordo. Poi, mentre cercavo di capirci qualcosa con il 3, mio fratello me l'ha tolto perché i giochi dove si spara ti fanno diventare violento e non si sa mai, magari un giorno ti esci fuori di casa con una mitragliatrice laser e inizi a sparare a tutti, ovviamente. Ma tralasciando questi dettagli, sentendo anche i fan, coloro che sono veramente fan di Halo e da come me ne hanno parlato, mi hanno fatto capire che non è una trama così superficiale come può essere, senza offesa per nessuno, un COD, nel senso che inizia e alla fine ogni anno è sempre lo stesso. No, in Halo ci sono tantissime cose dietro, tantissime sfaccettature, è un universo veramente vasto, una trama molto molto profonda. Ma dico, cavolo, allora ci sono i Covenant, poi ci sono gli Spartan, Master Chief, Tizio, Caio e Sempronio, poi da mia ignoranza non ho mai capito perché tra gli Spartan non ci sono donne, e quindi ho detto, se non posso recuperare la trama tramite il gioco, allora vado a recuperarli tramite i libri, che da quello che ho visto sono diversi, sono anche più di 10. Scritto da Tobias, Joseph, Greg Beer, Karen, Eric Nylund, non so come si pronuncia. Insomma, sono parecchi, sono più di 10. Non so se ce la farò mai a leggerli tutti. Tra l'altro ho visto anche un nome che mi ha fatto preoccupare, che è William Dietz, che ha scritto Halo Flood, edito dalle Audizioni Multiplayer. Mi ha fatto preoccupare perché William Dietz è colpevole di aver praticamente sminchiato il quarto libro di Mass Effect, perché nel secondo e nel terzo c'è l'uomo misterioso che ha un agente segreto che si chiama Paul Grayson, strafatto di sabbia rossa, che ha una figlia, ma in realtà non è figlia sua perché è un esperimento di Cerberus, perché ha dei poteri biotici potentissimi. Lui ci si affeziona e per proteggerla dalle sue cattive abitudini da Cerberus la infila nel progetto Ascension. Questa bambina è autistica. Nel quarto libro arriva William Dietz. Fa, io scrivo libri, io brigo. È arrivato e ha stravolto completamente la storia, perché nel quarto libro la ragazza non è più autistica, gira liberamente nello spazio, fa amicizia, va su Omega, e insomma è un casino, poi non ci capisci neanche nulla. E praticamente boccia il secondo e il terzo libro, quindi William Dietz è uno che è arrivato all'ultimo, non ha letto i libri precedenti e ci si è messo nel mezzo. Ma comunque sia, arrivando al sodo, non ho letto altri libri di William Dietz, quindi per me è un punto interrogativo. Comunque dicevo, dato che la storia di Halo non la conosco, ho detto per l'appunto la recupero tramite i libri, quindi ho allungato la mano verso questo libro di Halo, Broken Circle. Guardo la copertina, leggo la trama, abbastanza sintetica devo dire, e poi sotto c'è scritto che quello era il prequel, cioè tutti i libri di Halo, quello raccontava la storia prima di tutti gli altri. Ho detto, ma forse allora, dato che non la conosco, leggermi prima il prequel e poi tutti gli altri, allora forse riesco a capirci qualcosa della saga di Halo. Poi ho letto il nome di chi ha scritto quel libro, il prequel. Madonna ragazzi... John Shirley, ragazzi, questo video vuole essere principalmente indicato a quelle persone che vanno in libreria a comprarsi i libri che raccontano le varie sfaccettature della trama di un gioco.
fate attenzione a qualsiasi manufatto, a qualsiasi manufatto che sia stato fatto da John Shirley. In passato io ne ho parlato tantissimo di questo personaggio, di questo che non è uno scrittore assolutamente. Allora, precedendo con ordine, dato che anche questo libro, questo prequel, è stato curato, tra virgolette, dalla Multiplayer, leggiamo cosa dice la Multiplayer di John Shirley. Allora dice: John Shirley è nato per il suo contributo alla fantascienza cyberpunk, così come per la suspense. Sì, ogni volta che ti capita un libro in mano e vedi che l'ha scritto lui, hai la suspense. Dico, ma avrò fatto male a spendere 16 euro questo libro? La risposta già la sai, ma speri che sia un no. Comunque, per le storie, romanzi, horror, per i lavori cinematografici, sempre di stampo horror. Se poi la Multiplayer mi fa un elenco dei film horror che ha fatto John Shirley, lo ringrazio, perché io di film suoi non li ho mai visti. La sua sceneggiatura più celebre è quella del film Il Corvo, che Il Corvo non l'ha scritto lui. Erano in due sul set a scrivere la sceneggiatura. Poi, siccome quello che ha scritto il soggetto originale che ha scritto Shirley faceva cacare, questo ha comportato una discussione all'interno del set e l'allontanamento di John Shirley dal set. Ma non che è stato allontanato, si è allontanato da solo. Proprio della serie: a te non piace quello che io scrivo? Allora via, io andare. Del quale lo sceneggiatore iniziale, poi grazie a Dio se n'è andato, e Il Corvo è quello spettacolo di film che è. Poi ha anche scritto per Star Trek Deep Space Nine e Poltergeist. Allora, Deep Space Nine è la serie di Star Trek che mi piace di meno, perché ad un certo punto picchia qui, coglie là. Poi c'è la Bejoriana Kira Neris, che quando si arriva alla parte dell'universo parallelo diventa un troione assurdo. Cosa c'entra con Star Trek? Non lo so. Da citare i suoi primi romanzi horror come Dracula in Love e Cellars, che hanno influito sul movimento splatterpunk nell'horror e sul successivo movimento bizzarro. Va bene, ok. Oltre a questo, Shirley ha scritto Bioshock Rapture, che non ho ancora letto, ma di sicuro è una merda. Resident Evil Retribution, che non l'ha scritto lui. Quindi, che voi andate a vedere il film o che voi vi compriate il libro, è la stessa e identica cosa. Qui sono state aggiunte cose piccine che potrebbero anche far piacere, però qui stiamo parlando di un qualcosa che è già stato scritto da qualcun altro e Shirley ha dovuto soltanto metterlo in forma di libro e basta. Perché lo sceneggiatore del film non è John Shirley, ma è Paul Anderson. Quindi Shirley ha preso la sceneggiatura di Paul Anderson e l'ha messa in versione libro. È la serie di Borderlands, io ne ho già parlato, ha scritto tre libri. Allora, prima di tutto ha scritto il primo libro, c'è Roland in copertina. Metti in copertina uno dei protagonisti di Borderlands, ma il protagonista della storia non è uno dei protagonisti di Borderlands. Cioè, non so se è... Praticamente il protagonista del primo libro è un bambino che si salva nella capsula di salvataggio e scende sul pianeta Pandora, e Roland gli fa la spalla. Come se io facessi un film, lo chiamo Batman, però tutto il film è incentrato su Robin e Batman fa la spalla a Robin, ok? Però il film lo chiamo Batman. Questo è quello che ha fatto John Shirley. Poi, senza contare che ha fatto un casino, col secondo e terzo libro non si ricordava nemmeno quello che ha scritto. Un proiettile penetrò nella sua anca destra, l'anca destra di Daphne, quindi sarà colpita nell'anca. Fortunatamente il proiettile non ha raggiunto l'osso, ma ha un proiettile nell'anca destra. Inarcava per il dolore causato dal proiettile conficcato in alto nella gamba destra. Sopra dice anca, sotto dice gamba destra, quindi noi capiamo, ripetuto due volte, che questo cazzo di proiettile è nell'anca destra. Dice: raggiunge un'armeria dove non c'era nessuno, prese uno degli striker, che è un fucile, sono da controllare, un fucile con la bandoliera. Uno lo prende, se lo mette a tracolla, mentre l'altra gli stacca la tracolla e lo usa come laccio emostatico attorno alla gamba sinistra. Ma se poche pagine prima c'è scritto per ben due volte che la gamba era la destra, perché adesso mi dici che la gamba è la sinistra? Non sai che cosa scrivi, ti dimentichi da una frase a quell'altra.
Allora dobbiamo trovare un modo per aprire quella rampa, uscire fuori e scappare con l'Outrider. Ma se ti ho appena detto che se ci sono sopra, non 50 pagine indietro, sopra ci sono i Technical, che dobbiamo scappare con il Rider. Ma se ti ho appena detto che non ci sono i Rider ma ci sono i Gipponi, perché vuoi scappare con un mezzo che non c'è? Ok, vi ho fatto una panoramica veloce su quello che è questo fantastico scrittore John Shirley. Se poi la multiplayer la smettesse di scrivere cose che non sono vere, di attribuirgli meriti che non ha, magari acquisterebbe punti di credibilità. Però queste sono soltanto opinioni. Vero? Vero? Quindi ragazzi, il succo di questo video vuole essere questo. John Shirley è anni che è nel settore dell'editoria, insomma scrive, no? Ma quello che scrive rasenta il pavimento. Questo bagagliaio stile borsa di Mary Poppins ci prende e ci schiaffa dentro il Claptrap. Poi cosa succede? Il Claptrap dice: conosco un rifuso di emergenza. Disse Claptrap dei sedili posteriori. Ma era nel bagagliaio! Come ha fatto a essere nei sedili posteriori? I runner erano nei sedili posteriori, no? Ma come fa i runner non hanno sedili posteriori? Non hanno bagagliaio! Ma poi come ha fatto il Claptrap, se era dentro il bagagliaio, a teletrasportarsi nei sedili posteriori? E non perché lo dico io, perché sto compiendo una crociata personale contro questo scrittore. Lo dicono i fatti. Lo dicono i fatti. Se poi pensiamo che questo scrittore non riesce a fare collegamenti, perché ragazzi, quando uno scrive un prequel, dato che tornando al discorso di Halo, una persona scrive un prequel, cioè una storia che è prima della storia che conosci tu, ogni singolo dettaglio deve combaciare con la storia che cronologicamente viene dopo. Ci siamo? Daphne si rifugiò a Pandora in attesa che la situazione si calmasse, ma si trovò faccia a faccia con Ginella, in piena ascesa su Pandora. Ginella odiava Daphne Cooler perché le aveva ucciso il marito. Roland, Brick e Mordecai e Daphne si trovarono a lavorare insieme e sconfissero la piccola armata di Ginella, e Ginella venne bruciata viva da qualche parte nelle Westlands. Non è vero niente! Daphne uccide Ginella, non è stata bruciata viva. Soprattutto non è stata bruciata viva chissà dove nelle Westland. Allora, pagina 269, libro 2, Maremma Cane Sudicia. Ginella tornò all'attacco. Daphne si abbassò ed evitò il colpo. Contrattaccò lanciandosi sulle gambe di Ginella con il corpo. Rotolò subito via mentre Ginella cadde pesantemente a terra a faccia in giù e con un tonfo. Del sangue fuoriuscì agli angoli della bocca. Era caduto sul suo stesso coltello che era entrato nella schiena attraversandogli la spina dorsale. Questo è il 2, Questo è il 3. Ginella venne bruciata viva da qualche parte nelle Westlands. Ma vi rendete conto che questo John Shirley non legge nemmeno le cose che scrive e poi le cambia? Non è forse vero, John? In descrizione vi lascio due video, uno dei quali è un video che ho fatto qualche anno fa di 1 ora e 40, in cui andavo effettivamente nel dettaglio. Vi consiglio di guardarlo con una ciotola di popcorn, perché lì c'è da schiantare veramente. Ho sclerato come un matto e le persone che l'hanno visto si sono anche messe a ridere, quindi alla fine vuol dire che è risultato anche un video divertente nonostante la lunghezza. Però il messaggio che voglio dare è questo: quando trovate qualcosa scritto da John Shirley, fate attenzione, risparmiate quei soldi. John Shirley non merita neanche un centesimo. Soprattutto, dicevo, io non conosco la serie di Halo, ma se qualcuno conosce la serie di Halo, ha letto tutti i libri, gli manca solo quello di Shirley, o Shirley, o come si pronuncia, e poi vede che il prequel non si incastra assolutamente, come sono sicuro che sia, con tutti i capitoli dopo, alla fine rimane deluso, arrabbiato, ci ha speso soldi inutilmente, manda a cagare il libro e manda a cagare John Shirley, come ovviamente fanno tutti coloro che hanno letto un libro di Shirley. Shirley non è capace di scrivere libri. Nel secondo Borderlands ci si è messa nel mezzo la sua moglie. L'avevo già detto che la sua moglie ha cercato di tappare qualche buco, ma bene o male diciamo che qualcosa di positivo l'ha fatto. Ma se il libro di base fa schifo perché tu non sai scrivere, cambia professione, ma vai a potare le siepi ai giardini pubblici, non scrivere libri. Niente, e insiste Shirley, ritorna.
Shirley continua con la sua campagna di trash, dato che lui è per le cose strane, bizzarre, le cose più, come posso dire, più eccentriche, più portate all'estremo, ti scrive delle storie che non c'entrano una beata minchia con quello che in realtà è quell'universo. E io non capisco perché la gente continui a rivolgersi a lui per la stesura delle proprie storie, come ha fatto la Gearbox. A parte che la Gearbox Borderlands lo sta dando in mano a tutti, ha dato in mano a tutti, anche aziende che non sapevano minimamente cosa rappresentasse Borderlands, però tanto per avere il soldo facile l'ha dato alla Telltale Games, che l'ha trasformato in un punta e clic. L'ha dato alla 2K Australia, che è fallita subito dopo Borderlands Pre-Sequel perché fa cagare come gioco. Poi ha dato Borderlands in mano a John Shelley, che ha scritto tre libri che sono uno peggio dell'altro. Tra l'altro nel terzo libro il protagonista spunta fuori dopo 121 pagine dall'inizio. E non ho finito. I veicoli di Borderlands, ma chi se li ricorda i veicoli di Borderlands? Quanto ne ho discusso dei veicoli di Borderlands, che li distingueva come due cose stranissime, quando invece era lo stesso veicolo. Ricordate che una delle mie polemiche nello scorso video era che John non aveva chiaro come erano fatti i veicoli in Borderlands, perché Outrunner e Outrider li distingueva come se fossero due mezzi completamente differenti, eccetera. Questa volta si è, diciamo, un attimino ripreso e la sua confusione ha trovato un po' di stabilità. Adesso non abbiamo più veicoli che sembrano chissà che cosa, adesso abbiamo il runner piccolo e il runner grande. Ma se sono uguali! Non esiste un runner piccolo e un runner grande. Siccome fa freddo perché sono nelle Frostbite Islands, sono sul runner, sul runner. Mordecai ha acceso il riscaldamento all'interno della cabina del runner. Ma non hai vetri! Come cazzo fa a riscaldare l'abitacolo del runner? Non ha i vetri! Non ha la cabina! È monoposto e non ha i vetri! Questo è John Shirley, ragazzi, quindi, ripeto, se trovate un manufatto da leggere, manufatto, uno schifo a forma di libro che porta il nome di John Shirley, non lo comprate, ragazzi, risparmiate quei soldi per un altro libro, magari di qualcuno che effettivamente sapete che scrive bene. Perché vi ricordo che Multiplayer gli attribuisce dei meriti che non ha. Ha scritto Resident Evil Retribution, che Resident Evil Retribution quel libro lì è la sceneggiatura del film. La sceneggiatura del film non l'ha scritta Shirley, l'ha scritto lo sceneggiatore di Resident Evil Retribution. Lui ha preso la sceneggiatura e l'ha messa in forma di libro. Basta. Spero di essere stato chiaro. Se anche voi avete avuto a che fare con questo non scrittore, scrivetemi un commentino qua in basso, lasciatemi un like. Soprattutto se avete degli amici che sono appassionati di libri, di lettura in generale, e vanno anche a cercare approfondimenti sotto forma di libro, pubblicazioni derivanti da giochi che raccontano varie parti della trama che non sono state approfondite all'interno di quel gioco, girategli questo video, perché John Shirley è una persona da evitare. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo vlog. Però una cosa positiva c'è, dai. Nella prima pagina, dove ci sono i ringraziamenti, Shirley ringrazia Tizio, Caio e Sempronio, e poi ringrazia anche sua moglie Miki. Dai, almeno stavolta il nome di sua moglie se l'hai ricordato. Che la sua moglie si chiama Miki. Sotto si chiama Mikey.